Pace a te, anche stamattina siamo insieme e ci vogliamo preparare. Preparare che cosa? Come aggiustarci fuori, aggiustare i capelli, aggiustare la cravatta, aggiustare tutte le altre cose. Ci vogliamo aggiustare per prendere posizione giusta davanti al Signore. Quella è una cosa molto importante. Tutte le preparazioni vanno bene. Se siamo nell'ascensore che saliamo, dobbiamo andare a qualche parte, ci aggiustiamo, vediamo un po' i capelli, tutto quello che si fa. Però dobbiamo fare un'altra cosa ora. Dobbiamo prepararci per andare davanti al Signore. Dobbiamo guardare dentro, dobbiamo chiedere al Signore di avere un rapporto intimo, che la sua luce rischiari. Cosa abbiamo dentro, come ci muoviamo verso di lui. È come dire, vediamo un po' con le nostre connessioni, come siamo messi, incominciamo a cercare il Signore con tutto il cuore. E così ci mettiamo insieme e cerchiamo il Signore. Siamo sotto questa grande tenda stamattina, nella presenza del Signore. Il Signore vuole benedire, vuole parlare, però predisponiamoci. Prepariamoci a ricevere qualcosa, perché molte volte partiamo proprio come non aver bisogno di nulla. Se abbiamo delle necessità, però predisponiamoci pure, perché se il Signore ci allunga il braccio per darci qualcosa, almeno vediamo, siamo pronti, ci muoviamo e Egli sicuramente non mancherà di darci quella porzione che abbiamo bisogno. Insieme, perciò mettiamoci insieme e cerchiamo il Signore. Vogliamo insieme cantare un bel canto, ne avete uno nel cuore. Cantiamo il numero, prego, 787, 787. Canta insieme con noi, benedici il Signore insieme con noi, lodalo, cioè. La tua casa è diventata la casa di adorazione dove si loda il Signore. Chi è che può lodare il Signore in casa tua? Cominci tu, è un culto in casa. Noi siamo a casa tua per fare un culto insieme con te. E tu ti stai nell'ambito, nel tuo habitat e lodi il Signore insieme con noi. Siamo proprio insieme. È qualcosa di speciale che il Signore ha fatto, perché lui sa che molte volte tu non ti puoi muovere, non hai la possibilità di trasferirti, ci sono tante. Allora cerca sempre di raccoglierci e di farci comprendere qualcosa in più man mano che cresciamo. 787, sono qui a lodarti, luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita. Resta per sempre con me. Deve essere un desiderio nostro, di ognuno di noi, che il Signore è qui per esserci d'aiuto. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio. Ci rivolgiamo a Lui direttamente e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Andiamo insieme al Signore e lo lodiamo. Non ti fermare, rilassati nella sua presenza, mettiti tranquillo, mettiti tranquilla e lodalo col cuore. E permetti al tuo cuore di esporre in sincerità, in verità, nella sua presenza, i tuoi sentimenti, che siano coinvolti per lodarlo, per benedirlo. E poi il resto lo fa Lui. Andiamo a Lui insieme. Sono qui a lodarti, qui per adorarti.
Ne cantiamo un altro, ne avete uno? Numero? Numero 6. Benedetto sei, Signore. Lode all'Altissimo, lode al Signor della gloria, Re dei secoli, noi celebriam la vittoria, orsù cantiam e tutti insieme giubiliam, in terra e in cielo adoriamo, cioè ci congiungiamo insieme a tutti gli eserciti celesti che adorano il Signore, che lo benedicono, che festeggiano, che ampliano la lode, perché nella presenza del Signore le cose che vengono fatte attirano lo sguardo dei nostri sentimenti, dei sentimenti di ogni essere che resta nella sua presenza, perché le sorprese sono continue. E se davanti al re Salomone la regina di Saba svenne per vedere le sue stalle, le sue cose che erano fatte, perché vedeva una linearità, un qualcosa di grande, noi nella presenza del Signore vediamo cose che sono cose che ci stupiscono. E quando la Scrittura dice che si dice continuamente alleluia, lode, gloria, questa lode che sale, non è un, come dire, un rosario che prendiamo la corona e passiamo le giornate a come se facessimo le calze. Il Signore ci deve aiutare. Egli ha delle sorprese ogni istante che noi, restando nella sua presenza, restando nell'ambiente dove la sua gloria risplende, il nostro cuore nel vedere le grandi cose che Egli continua, le grandi sorprese, e diciamo gloria al Signore, benedetto sei. È come quando c'è il movimento dello Spirito Santo, non possiamo fare a meno di lodare il Signore, perché vediamo uno che grida da una parte che il braccio non si muoveva e si muove, un altro che ha una carrozzella e la butta via perché si mette a camminare. Quando c'è la gloria, la presenza del Signore, le cose cambiano e la lode sale. Perché sale? Perché sono le sorprese che si vedono, le sorprese nuove, perché Egli si muove sempre con delle cose nuove che non è statico. Il Signore ogni volta si presenta in un modo diverso, ci fa vedere delle cose diverse e il nostro cuore nel vederle, perché sono sempre nuove, la lode continua a salire. E noi lo lodiamo insieme questa mattina, perché siamo certi che stamattina ancora Egli ci dà una parola nuova, una visitazione nuova, qualcosa che non sapevamo, una parola che non conoscevamo. La sua presenza si presenta in un modo diverso. Nella misura che noi ci predisponiamo, Egli si abbassa nella vita di ognuno di noi, Egli si abbassa su di te dove sei, sì, nella tua casa, nella tua macchina, dove tu puoi essere, perché i sentimenti del nostro cuore vengono coinvolti e vedono il movimento che il Signore fa. Ci sono dei segni particolari che ci parlano, ognuno conosce i suoi e sa per certo che il Signore è presente. Bene, allora lo vogliamo lodare con tutto il cuore, lode all'Altissimo, gloria a te Signore, grazie, 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 lodalo col cuore, se non hai la voce non ha importanza, è importante che tu ci metti il cuore, può uscire anche una voce fiacca perché sei debole, quello che è importante è che il cuore lodi il Signore stamattina, benedetto tu sei Signore. Tutti insieme giubiliamo.
È bello, gloria al Signore. Mentre noi lo lodiamo, egli compie delle opere di ristrutturazione in mezzo al suo popolo. Prende una parola qui, una parola lì, una parola là e la inserisce nel cuor nostro e fortifica la nostra fede. È come inzeppare, noi siamo vacillanti, ci muoviamo e gli prende una parola da un canto, una parola di testimonianza, una parola dalla sua parola e man mano ci fortifica mentre restiamo nella sua presenza. Veniamo consolidati nella fede, la Pentecoste rinnova, spande il suo spirito, la sua Chiesa ritrova grazia e fervor, potenza, fede d'amor per proclamare l'Evangelo, per ampliare la testimonianza, perché insieme alla sua presenza la testimonianza non è un racconto di vecchia data, è un'esperienza che si vive mentre noi lo proclamiamo. Mentre la parola esce, contiene tutta la fragranza della presenza dello Spirito di Dio che è presente dove sei tu, dove sono io, insieme con noi. Cantiamo un altro. Numero 798. Non ti fermare di lodare il Signore, perché vedi che cambiano molte cose quando ti metti a lodare il Signore. È un metodo che Dio ci ha consigliato, che quando noi lo lodiamo, le cose cambiano dentro di noi e cominciano dentro e continuano fuori. Benedetto sei, Signore, ti lodiamo. Alleluia. Ci hai fatti salvi,
certo tu è re. Portano peccatori a trono tuo. E tu di me mi allora. Conoscerlo, amarlo, servirlo. Il servizio viene dopo aver conosciuto quando è la sua grandezza e la dedicazione totale per dire: Signore, che posso fare? Come posso collaborare? Come posso contribuire? Come posso compensare ora che tu hai aperto gli occhi miei? Prima pensavo che ero un animale, non sapevo nulla, da dove venivo, come dovevo vivere, dove dovevo andare, dove andavo. Quando ho incontrato te, hai dato una ragione alla mia vita, mi hai fatto comprendere da dove vengo, come devo vivere, dove vado. Ed ora, mentre cammino insieme con te, cosa posso fare per contribuire all'ampliamento del tuo regno? Come posso muovermi? Guidami, e lui è pronto a farlo. Vogliamo cantare un altro canto? 7, 9, 7. E poi preghiamo il Signore. 7, 9, 7. Ci vogliamo alzare in piedi? Benedetto tu sei. Andiamo davanti a lui insieme ed esprimi tutti i sentimenti più profondi del tuo essere verso di lui. Fallo con gli occhi chiusi, con una dedicazione totale. Non avere altre distrazioni. È come dire: io vengo davanti a te nella tua presenza con un desiderio forte dentro di me di ricevere qualcosa dal Signore e sentir così vicino il suo calore. E a volte ti succede che hai una voglia di sentire la sua presenza nella tua vita. Fattela venire ora, mentre siamo nella sua presenza, perché egli abbassa in un modo speciale il suo divino potere su di te e senti la sua presenza. Gloria sia resa a te, Signore. Alleluia. Quella pace che solo lui può donare.
grazia del Signore, con desiderio forte dentro al cuore, di ricevere la cosa del suo nome e sentir così vicino il suo calore. Cerchiamo la presenza del Signore, perché c'è un bisogno forte dentro il cuore di ricevere la pace del Creatore, quella pace che solo Lui può donare. Riempi i nostri cuori, grazie Signore della pace che ci dai e della grazia donata a tutti noi. Innalziamo a te le lodi perché tu sei degno, tu sei grande, tu sei speciale,
Tu sei meraviglioso e da te vogliamo dare lode, onore e gloria, perché tu sei degno, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, facci esercitare a lodarti, Signore, come fanno tutti coloro che sono insieme a te davanti al trono della grazia divina. Permetti ai nostri cuori di lodarti, di benedirti e di glorificarti mentre tu ti abbassi con la tua divina presenza e ungi i nostri cuori col soffio della tua presenza nella nostra vita e riattivi e rienergizzi il nostro essere per onorare te, glorificare te e camminare con te. Alleluia, 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 alleluia. Ti lodiamo, Signore, a te la lode. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Vai, Spirito Santo, rilascia quell'unzione necessaria che ogni cuore ha bisogno mentre siamo aperti nella tua presenza. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Vieni, Spirito Santo, e rilascia un'unzione speciale con la tua preziosa unzione. Gloria al tuo nome, Spirito. Spirito di me, riempimi, Signore, con la tua preziosa unzione. Purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore, col tuo Signore, ti lodiamo, Signore. Il Signore ti vuole parlare questa mattina in questo modo. Ascoltalo. E ti dice così: io voglio benedire la tua vita. Io da questo momento in avanti cancellerò ogni cosa che è stato fino in questo momento e ti riempirò di benedizione.
Tu dovrai lasciare però la vecchia vita. Tu dovrai lasciare tutte quelle cose che ti tengono legate al vecchio mondo e dovrai prenderti la benedizione che inizierò da questo giorno a darti e dovrai iniziare a benedirmi, a servirmi e a ubbidirmi, perché io dietro l'ubbidienza, ogni passo che tu farai, io ti riempirò della mia benedizione, perché quando io benedico, niente e nessuno potrà maledire, nessuno potrà mettersi dinanzi a te per maledirti, perché ci sarò io che guiderò la tua vita. Ma tu devi stare bene attento, ovunque tu sei in questo momento, io ti voglio parlare in questo modo, perché so il tuo cuore. Se il tuo cuore è dubbioso, tu che stai ascoltando e dubiti e critichi e dici che queste parole non vengono dal mio trono, allora io non ti potrò mai benedire, perché tu non è che disprezzi colui o colei che parla, ma tu disprezzi me, perché tu non vuoi metterti in cammino insieme con me. Allora bada bene, se tu sei in dubbio e non credi alla mia parola, non credi quello che è scritto nella mia parola e quello che io in questo giorno voglio iniziare nella tua vita, lascia stare, perché io non potrò benedirti, perché io amo coloro che mi servono, io amo coloro che ubbidiscono, io amo coloro che si mettono e dicono sì Signore, parla, perché io sono pronto e disposto ad ubbidire. Ma tu che sei nel dubbio, vada bene, ravvediti, ritorna al primo amore, ritorna a me, perché io ancora ho pietà e compassione di te. Non continuare a criticare, non continuare a mugolare, ti dice il Signore, perché se tu ritorni a me, ritorni al primo amore, io ti riempirò delle mie benedizioni e ti farò uno strumento potente nelle mie mani, perché io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Questo ti dice il Signore. Gloria al Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Cantiamo quel canto che dice: noi ti lodiamo Dio, cantando le due lodi, davanti a tre prostrati, col cuore ti adoriamo. Alleluia, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Ti benediciamo, Signore. Noi ti lodiamo, Signore. Noi vogliamo che lo Spirito tuo Santo abbia la presidenza totale in mezzo a noi, in ogni cuore che insieme ti stiamo lodando, ti stiamo benedicendo, che il tuo potere, che il tuo regno venga qui ed ora mentre siamo nella tua presenza col potere dell'Iddio Onnipotente per prendere posto speciale in mezzo a noi in ogni cuore per la gloria di Gesù Cristo. Alleluia.
Benedetto tu sei, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti innalziamo, ti glorifichiamo, partecipa alla tua presenza, ad ogni cuore aperto nella tua presenza, fa che la tua benedizione scorra come il miele in ogni cuore e che l'unzione dello Spirito Santo con quell'olio giallo possa scorrere su ogni capo per consacrare ogni cuore aperto per volerti servire, che in questo momento possa ricevere una consacrazione spirituale, un tocco divino, un'unzione speciale per un ministero speciale, per un servizio speciale. Sei tu che chiami, sei tu che tocchi, sei tu che ungi e sei tu che supporti ed aiuti e guidi ogni cuore che desidera camminare con te. Opera, Signore, sì, spandi un'unzione potente su ogni cuore che desidera piacere a te, servire te, camminare con te. Rafforzalo, ristrutturalo in un modo potente, perché basta un soffio su di colui o colei che ha bisogno di essere toccati e la vita viene trasformata. Comincia una primavera spirituale, comincia un nuovo cammino o rafforza il cammino che già è in atto. Signore, grazie, perché tu sai curare l'opera tua in un modo speciale e noi ti ringraziamo. Amen. Amen. Accomodatevi e vogliamo cantare un bel canto di testimonianza. 321. 3, 2, 1, numero 321. Canta insieme con noi, fa diventare le parole tue ed esprimili davanti al Signore. Se poi ne hai delle altre che non sono queste, purché tu lodi il Signore. Se poi hai il linguaggio dello Spirito, che canti la lingua dello Spirito mentre siamo nella sua presenza, meglio ancora, perché avrai più potere che ti viene dato, senti più forte la sua presenza e ricevi molto di più, perché la lingua dello Spirito che tocca il nostro spirito è di uno spessore maggiorato, è di uno spessore speciale. Ricevi molto, molto di più, perché non è infastidito dalla separazione della nostra mente e della nostra carne, che molte volte diventa un grosso ostacolo per lo Spirito Santo per penetrarci interiormente e soprattutto nell'intimo del nostro essere. Mi parla Gesù nel suo amor e con me cammina ogni giorno. La sua voce ogni or sento nel mio cuor, attendi il mio ritorno. Alleluia. Mi parla Gesù nel suo
sua voce ognuno sento nel mio cuore, attendimi, ritorno. Sono Gesù, Gesù il tuo Salvatore, e nel cielo ti porterò a godere la gloria con me, ognor beato io ti farò. La voce del mio Salvatore sento cara e piena d'amore, che mi dice ognor non aver timor, io sono nel tuo cuore. Sono Gesù, Gesù il tuo Salvatore, e nel cielo ti porterò a godere la gloria con me, ognor beato io ti farò. Della gloria con me, ognor beato io ti farò. La voce del mio Salvatore sento cara e piena d'amore, che mi dice ognor non aver timor, io sono nel tuo cuore. Sono Gesù, Gesù il tuo Salvatore, nel cielo ti porterò a godere la gloria con me, ognor beato io ti farò. Contento io seguo il Signore, quando in gioia e quando in dolore, e mi parla ognor Salvatore, dimora nel mio amore. Sono Gesù, Gesù il tuo Salvatore, e nel cielo ti porterò a godere la gloria con me, ognor beato io ti farò. Siamo in preparazione, i credenti che camminano col Signore, che vivono l'esperienza reale sempre al presente, hanno proprio questo, abbiamo proprio questo nel cuore, una preparazione, perché il nostro, di questo mondo non siamo più, siamo cittadini di lassù e ci prepariamo, perché aspettiamo la chiamata e non aspettiamo seduti. Ci muoviamo nel meglio che possiamo fare, raggiungendo ogni giorno il limite delle possibilità che noi possiamo arrivare, per non rimandare a domani quello che possiamo fare oggi, perché vogliamo collaborare al massimo ogni istante della nostra vita per servire meglio colui che ci sta preparando, e vogliamo investire il meglio per andare in quella direzione, perché lì c'è un'economia che funziona e siamo certi che ogni attimo della nostra vita, del nostro tempo, dei nostri averi, delle nostre capacità, dei talenti che ci ha dato, e li investiamo al meglio in preparazione ed in servizio, il traguardo è speciale, perché proprio questo è il traguardo speciale che lo Spirito Santo mette davanti al cuore di ogni credente che è in fase di preparazione e man mano serve il Signore. E serviamolo meglio, perché Egli ha delle grandi cose da fare insieme con te, insieme con ognuno di noi. Man mano che lo serviamo,
e gli aggiunge ogni giorno una unzione speciale per svolgere quei piccoli compiti che ci affida, e man mano aumenta, si amplia, progredisce il dono che Dio ci va a fare. Abbiamo delle grandi ricompense, perché sappiamo che nulla è perduto. Gesù ha detto che se anche un bicchiere di acqua diamo a qualche suo servitore per l'opera del Signore, dice: tutto quello l'avete fatto a me. E lui non dimentica nulla. Investi nel regno di Dio, cerca prima il regno di Dio, investi nel regno di Dio, perché funziona, funziona bene, è un'economia diversa, è un investimento che serve per te e per tutta la tua famiglia, di benedizioni che arrivano fino alla millesima generazione. Ma alla millesima non ci arriviamo, perché il Signore sta per ritornare. Ma almeno in questo breve tratto facciamo il meglio che possiamo, perché Egli ti vuole benedire mentre camminiamo con Lui e ricompensare tutto quello che tu fai per l'avanzamento dell'opera sua. C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? Fratello, sorelle, sentiamoci liberi, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, perché ci ha dato un servizio speciale, ci ha onorati e noi aspettiamo proprio di fare il meglio che possiamo, non appena suona il campanello della nostra coscienza che c'è qualcosa da fare, immediatamente, perché lo vogliamo servire con tutta la passione del nostro cuore. Prego. A Dio sia la gloria. Questa mattina, sento nel cuore, e lo voglio fare, di incoraggiare a te che in questo giorno sei nell'afflizione e ti stai rattristando perché ti è stato tolto una persona al tuo fianco. Ma da parte del Signore non ti rattristare, perché tu non sai il piano del Signore, non conosci ancora appieno il suo volere e la sua volontà, perché il Signore ha per certo un disegno preciso per la tua vita e il Signore saprà metterti al tuo fianco quella persona giusta per aiutarti in questo tuo compito, in questa tua crescita spirituale che hai davanti. Può essere anche fisica, ma il Signore sa chi mettere al tuo fianco. Deve solo avere fiducia in quel piano meraviglioso che Lui ha stabilito per la tua vita, perché quello che tu pensi in questo momento non è per il tuo meglio, ma il Signore sa qual è il meglio per la tua vita. Devi solo abbandonarti nelle sue braccia e il Signore metterà quella persona giusta al tuo fianco per esserti di aiuto, perché il Signore ti ama, vuole il tuo bene e non vuole che per certo tu in questo giorno continui ad appoggiarti su quella persona che tu pensi che può esserti di aiuto. Ma in questo giorno il Signore viene a te dicendoti: per il momento non è la persona giusta al tuo fianco, perché io sarò il tuo Dio che metterò la persona giusta vicino a te. Continua a confidare in me, continua ad avere fede e fiducia nel mio piano e nella mia volontà che ho per te, perché la volontà che io ho per te è benevole, perché io ho pensieri per te di pace e di benevolenza. Dio ti benedica. Gloria al Signore. Grazie, Signore. C'è qualche d'un'altra? Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore. Vogliamo pregare il Signore che ci dia una parola che sia di aiuto per la nostra crescita, per il nostro servizio, per quello che noi facciamo ed abbiamo bisogno. Molte volte diciamo: Dio è fedele, Dio mantiene le sue promesse, Dio, e lodiamo Dio per tutto questo. Ma da che cosa lo rileviamo? Lo rileviamo per la nostra breve esperienza che abbiamo fatto, ma le nostre esperienze possono essere limitate, perché abbiamo una vita che è molto corta. Sembra ieri che andavamo a scuola, sembra ieri che siamo nati, ricordiamo dai 3 anni in poi
tutte le cose sono come ieri, la nostra memoria si restringe, beh, ma per poter testimoniare che Dio è fedele, che è grande, che risponde, molte volte la testimonianza è molto ampliata e dà quasi l'impressione come se non sapessimo quel che diciamo. Invece non è così, perché lo Spirito Santo trasporta anche le cose che sono nella parola del Signore per essere garanti come testimoni di Dio che Dio è fedele, perché si accumulano le esperienze di quelli prima di noi che hanno servito e che hanno camminato con Dio, che erano sul filo della chiamata di Dio. E allora le loro testimonianze nella parola del Signore diventano le nostre e consolidano la nostra certezza che Dio è fedele quando Egli parla. Stamattina vogliamo guardare un esempio di come Dio trasferisce la benedizione e la chiamata di generazione in generazione per mantenere le sue promesse vive, e dato che sono parti storiche per noi sono importanti, perché sono delle verità. Chi le ha vissute non era un contemporaneo di chi le ha ricevute, però noi che siamo dopo possiamo confermare la verità, perché non erano contemporanei. La parola profetica data dal Signore non sempre è contemporanea. Esempio, Dio disse ad Abramo che sarebbe diventata una grande nazione, ma non diventò una grande nazione nella generazione di suo figlio, di Isacco. Gli diede una panoramica, parlò molto tempo prima, gli disse pure che il suo figlio, cioè la sua generazione, doveva stare 400 circa anni schiavo di un altro popolo. Gli diede una panoramica a lunga scadenza, come noi parliamo di lunga scadenza quando parliamo dell'eternità, il ritorno del Signore, la gloria, l'eternità. Ne parliamo prima, ma tutti li realizzeremo perché sono usciti dalla sua bocca. Questa mattina lo vogliamo guardare in pratica come il Signore fa, in modo che noi ci rendiamo conto e guardiamo insieme poi alcuni tratti, alcuni passaggi generazionali come il Signore mantiene le sue promesse. E leggiamo insieme questa mattina come passano da generazione a generazione. Leggiamo insieme nel capitolo 26 della Genesi, nel verso 1, che dice: or ci fu la carestia nel paese, oltre la prima carestia che c'era stata al tempo di Abramo, e Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei. Una esperienza come quella di suo padre. Vedete, noi nella vita abbiamo tante testimonianze che nel cambio generazionale alcune esperienze che faceva mio padre li faccio io. Non siamo allo stesso posto, però sono nello stesso modo. È una conferma di come Dio continua l'opera sua. Guardiamo dove suo padre aveva fatto un'esperienza simile a quella. Leggiamo insieme nel capitolo 12, verso 10. Cioè noi adesso ci spostiamo un po' di anni indietro, non pochi, parecchi. Perché se Abramo morì ad oltre 100 anni, noi già parliamo di parecchi anni dietro. Ora avvenne nel paese una carestia e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grave nel paese. Diciamo che lo spostamento per sopravvivere si era creato in quelle famiglie che nelle loro zone, come nomadi, non sempre avevano la possibilità di coltivare, di mantenere delle possibilità di avere dei risultati, ed era come punto di riferimento l'Egitto, perché nell'Egitto c'era il fiume Nilo che ogni tanto, quando c'erano le carestie, questo fiume serviva, che non avevano in Israele, per delle irrigazioni dove potevano avere l'abbondanza di cibi. Ma Dio
in tempi difficili interviene. E guardiamo nel verso 3 del capitolo 26, questa volta il Signore parla a questo uomo, soggiorna in questo paese e io sarò teco e ti benedirò, Signore, grazie, poiché io darò a te e alla tua progenie tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Vedete, lui aveva intenzioni di dire: mio padre andò, un po' come facevamo noi nelle nostre zone, per esempio quando c'erano delle carestie e così via, quando c'erano delle necessità, e molte volte partivano anche per un mese intero da qui dei mietitori che andavano alla Puglia, perché in Puglia c'erano delle grandi estensioni di terreno, noi qui avevamo dei piccoli fazzoletti di terreno, molto lavoro, poca resa, quando le annate non erano come si doveva, oltre ad emigrare per andare a lavorare come emigrano quelli che vanno a raccogliere l'uva in certi periodi, dalle nostre zone partivano questi uomini con un avantiseno di pelle, con delle canne per coprire le dita per non tagliarsi e con delle falci a denti. Dove vai? Vado alla Puglia a mietere. E lì, quando poi c'era la carestia, che cosa succedeva? Andiamo in Puglia a comprare il grano. E così si pensava in queste famiglie, che sapevano per esperienza che quando andavano in quella direzione c'erano delle riserve, potremmo dire oggi dei consorzi, che raccoglievano ed era per la sopravvivenza delle nazioni vicine che si trovavano. Ma Dio ci sa guidare e questa mattina poni mente a quello che viene detto perché è importante. Noi non riceviamo tutto quello che noi abbiamo bisogno quando decidiamo noi dove andare, oppure sulla scia di quelle cose che abbiamo fatto precedentemente. Quando incominciamo ad essere nel cammino con Dio, dobbiamo dipendere dalle indicazioni che ci dà il Signore. E qui è un esempio pratico. Darò alla tua progenie tutti questi paesi, familiarizzati con queste zone, comincia a prendere coscienza che qui sarà. Se qualche volta devi mandare qualcuno, tu conosci già la zona, gli puoi spiegare come è fatto. Diciamo, è come quello che va avanti per poi spiegare a chi viene dopo la strada come la deve seguire. Vai per quella strada che ti trovi meglio, lì c'è un buco, stai attento che non buchi la ruota della macchina. Tutte raccomandazioni che venivano fatte non con le macchine, la macchina è di oggi, la raccomandazione è di ieri. E tutte le nazioni della terra saranno benedette. Io moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo, darò alla tua progenie tutti questi paesi e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie. C'è un trasferimento di benedizione in questo uomo. E quando Dio ci parla, non possiamo fare la volontà di Dio dove vogliamo noi. Egli guida e noi dobbiamo seguire quello che noi vediamo in questo passaggio. Ma Dio promette e Dio mantiene la benedizione. Guardiamo nel verso 5 che c'è il risultato di quello che dice il Signore. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Dice: guarda, tuo padre ha fatto in questo modo e io l'ho grandemente benedetto. Io voglio benedire anche te, però tu devi muoverti, ti devi lasciar guidare, perché in realtà tuo padre ha fatto proprio quello. Tu ti trovi qui oggi perché tuo padre un giorno ha deciso di lasciare Ur dei Caldei perché io gliel'ho chiesto e lui mi ha seguito.
Ora io voglio continuare la benedizione insieme con te, voglio portare avanti quello che ho promesso, ma tu devi ora esercitare l'ubbidienza come ha fatto tuo padre, perché è legato a questo. Io ti voglio benedire e Dio benedice veramente. Oggi se parliamo di benedizione o di prosperità, in queste chiese ci sono dei sapientini, ma che non sono sapienti, pare che catalogano cosa bisogna predicare e cosa non bisogna predicare. Se predichiamo un Vangelo di benedizione come questo, che Dio benedice Abramo, benedice Isacco, benedice Giacobbe, sapete cosa dicono? Questo predica il Vangelo della prosperità, cioè come se dovessimo andare a scegliere tutte quelle parti dove si soffre, dove si sta male, e dobbiamo mettere da parte dove c'è la benedizione di Dio. Il Signore ci deve aiutare. Nella parola del Signore c'è la benedizione di Dio. C'è il raccolto traboccante, un raccolto che ti sarà dato pieno, riempito, bigiato, traboccante, che si rovescia sopra. Insomma, quando guardo questo, quando leggo questi passaggi, sai cosa mi ricordo? Mi ricordo quando misuravamo il grano, che non si pesava, si misurava. E allora quando si prendeva il 25 kg che veniva calcolato, si riempiva, che cadeva da tutte le parti. Quello era una misura traboccante. Il Signore vuole dare questo. E noi non lo possiamo tirar fuori dalla Bibbia, perché prosperità è, e ora lo guardiamo insieme, e il Signore ci deve aiutare. Nel verso 5 dice che Abramo ubbidì e Dio lo benedisse. Dio ripete il patto che aveva fatto con Abramo, e guardiamolo insieme nel verso 7 dello stesso capitolo. E quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: è mia sorella, perché aveva paura di dire è mia moglie. Non vorrei, egli pensava, che la gente del luogo avesse ad uccidermi a motivo di Rebecca, poiché, vai avanti, ella era di bell'aspetto. Guardiamo nel verso 8. Ora, prolungandosi quivi il suo soggiorno, avvenne che Abimelech, re dei Filistei, mentre guardava dalla finestra, vide Isacco che scherzava con Rebecca, sua moglie. In questo caso, questo uomo di fede fece qualcosa che aveva già fatto anche suo padre. Molte volte noi, quando ci troviamo in difficoltà, che cosa facciamo? Mescoliamo un po' di fede con un po' di paura. Non ci succede. A volte testimoniamo, io credo, però poi quando andiamo in paura cominciamo subito a fare un poco e un poco. Il Signore ci deve aiutare. Mescolò paura e fede, una combinazione che è incompatibile. Però pure Abramo fece la stessa cosa. Non solo fece la stessa cosa, ma pure Abramo, insieme con sua moglie, volevano aiutare Dio nel dire: se non ce lo dai sto figlio, ce lo facciamo noi. Il Signore ci deve aiutare. Insomma, quando critichiamo gli altri, molte volte noi siamo allo stesso modo. Però meno male che c'è Dio che poi in qualche modo ci aiuta sempre. È passato tempo, ma è la stessa cosa. Vogliamo vedere dove successe ad Abramo la stessa cosa? Leggiamolo insieme nel capitolo 12, dal verso 11. E come stava per entrare in Egitto? Qui non è più Giacobbe, non è più Isacco, è Abramo. E come stava per entrare in Egitto? Disse a Sarai sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Tu certe volte, se sei un ragazzo, forse guardi solo la bellezza, vedi che poi avrai dei problemi nella vita. Il Signore ci deve aiutare. Stai attento che poi ti trovi in difficoltà. Misurati dal prendere quella che il Signore vuole che tu ti prendi, perché se corri dietro solo alla bellezza, poi ti,
ti mordi le labbra qualche volta subentra la gelosia che tutti la guardano e ci sono dei rischi. E il Signore ci fa prevenire anche in queste cose. E avverrà che quando gli egiziani ti avranno veduta, diranno, ella è sua moglie, e uccideranno me, ma a te lasceranno la vita. Vedete, qui pure mescolò, di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la vita mi sia conservata per amor tuo. Diciamo che i sistemi questi erano e in qualche modo si muovevano allo stesso modo, perché lungo il cammino di ogni credente ci sono dei momenti che dobbiamo agire in un certo modo e spesso capita, pure a me, perciò spero che non capiti a te, però se ti capita poi torna al Signore prima possibile perché Egli interviene sempre, che mescoliamo un poco di paura e un poco di fede. Da un lato sembra che abbiamo una fede che smuoviamo i monti, dall'altro abbiamo una tremarella addosso che smuove noi e il monte fa così e noi facciamo cos'ha e troviamo il rimedio per la circostanza, ma il Signore ci deve aiutare, come dico io. Quando andiamo nel capitolo 26, verso 12, cominciamo a vedere il risultato di quello che Dio ha detto. Ho detto che noi stiamo dicendo che Dio è fedele, ma come facciamo a sapere che è fedele? Dalle nostre piccole esperienze. Io ti dico Dio è fedele, però tu puoi credere in parte perché non mi conosci. Io so che è fedele perché ho delle esperienze, però tu non le hai fatte e allora hai qualche dubbio. Invece quando andiamo alla parola del Signore acquisti fiducia pure tu che Dio è fedele. Perché? Perché i fatti nella sua parola ci dimostrano la sua fedeltà su quello che dice e come si realizza veramente. E allora che succede? Che se Dio ha mantenuto fede alla parola che ha dato, Dio mantiene fede alla parola che ti ha dato, mantiene fede alla parola che ti dà, solo che noi ci dobbiamo coordinare per far sì che si adempia nella nostra vita. Non che lo dobbiamo aiutare, ma non dobbiamo correre né avanti né restare indietro da quello che è il suo modo di muoversi. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo, cioè 100 volte tanto. E l'Eterno lo benedisse. 100 volte tanto vuol dire molto. Non so in che zona tu vivi, ma io so che qualche volta a noi, quando le annate non erano proprio tra le migliori, abbiamo recuperato il doppio. Il Signore ci deve aiutare. Qualche volta abbiamo fatto il doppio. Non abbiamo fatto neppure il seme. E qualche poco, abbiamo raccolto il doppio, vuol dire 100 chili, raccolto 200 chili, perché le annate erano così. E lì c'era la scarsità, perché c'era, abbiamo già letto prima, era un periodo di carestia. Nonostante la carestia, quando ubbidiamo al Signore, il Signore ci dimostra che Egli fa quello che noi non immaginiamo. Impariamo da queste cose, perché Dio premia la fede, ma premia l'ubbidienza, perché quando parla noi dobbiamo sapere. Se eravamo noi, potevamo anche pensare, forse non pensavamo così, ma che cosa faccio in questi terreni aridi, asciutti? Non ho un posto stabile, mi metto a coltivare. Cosa coltivo che questi non sono i miei? Perché loro coltivavano dove passavano, ma non era loro proprietà. Si imbattevano ogni volta che camminavano, dove erano lì spandevano, lì si mettevano con le loro tende e lì seminavano. Dovevano dissodare, muoversi, perché poi si spostavano. Questa era la vita degli ebrei. Lo stesso Abramo era così.
lasciava e continuava. Dove aveva coltivato, lasciava, doveva coltivare dove andava. Dissodare un campo, muoversi sarebbe stato un grande lavoro e poi non c'erano prospettive, perché erano un poco come le zone dove si trovava Abramo quando precedentemente c'era stato. Tanto vero che la difficoltà c'era e la differenza c'era, che quando dovette dividersi con suo nipote più furbo scelse dove c'era l'acqua, mentre loro dovevano vivere alle dipendenze della temperatura, del tempo. Se pioveva tutto andava bene, se non pioveva non facevano nulla. Soggiorna in questo paese, aveva detto Dio, e io sarò teco e ti benedirò. Nel verso 3 Dio lo dice, nel verso 12 ne vediamo il compimento. Dio è fedele, vedi? Impari anche tu stamattina a sapere che Dio è fedele. Prima Dio lo dice, poi Dio lo fa. E io sarò teco e ti benedirò, poiché io darò a te e alla tua progenie tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Guardiamo nel verso 2. Che cosa aveva detto? L'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, dimora nel paese che io ti dirò. Questo è molto importante, perché oggi tu devi capire una cosa importante se non l'hai pensata prima. Se vuoi servire il Signore, tu devi anche chiedere il luogo dove servirlo. Ci sono dei grandi missionari che si spostano da una parte all'altra, perché? Perché Dio li chiama dove devono andare. Ci sono dei missionari che partono, ma sono indicati dove devono andare. Noi dobbiamo non solo cedere al Signore, ma dobbiamo chiedere anche dove e anche il tuo posto di lavoro devi chiedere al Signore. Non solo che te lo dia, ma che tu possa essere di benedizione al posto giusto, al momento giusto, di essere costantemente nel piano della volontà di Dio. Quando chiedi al Signore di seguirlo, gli devi chiedere pure dove devi lavorare. Perché? Perché se vai a lavorare dove egli non vuole che tu ci lavori, negli orari che devi servire il Signore, sei al servizio di un altro. Se invece tu sei coordinato insieme con Lui, nella chiamata ti provvede anche chi ti deve dare il lavoro part time o per quello che tu hai bisogno. Tanto lo benedisse Dio. Signore ci deve aiutare. Quello che dice Dio lo fa, in risposta all'ubbidienza, perché questo figlio di Abramo non rispose, non si oppose, disse sì e basta. Signore ci deve aiutare. Quando il Signore parla, noi non dobbiamo fare troppe dicerie, troppi pensieri a modo nostro, perché poi non funziona. E se non funziona non possiamo manco dire a Dio: Signore, ma io ho fatto come volevi tu. Perché immediatamente ti fa venire alla mente e ti fa dire: tu non hai fatto come ti ho detto io, hai fatto un poco e un poco, hai messo un poco di vino e un poco di aceto. Alla fine, se ti è diventato tutto aceto, tu lo sapevi già prima. Il Signore ci deve aiutare. Tanto fu grande la benedizione di Dio che si ingelosirono i suoi alleati. Lui si era alleato per convivere in quelle direzioni, perché sai, in terre straniere, se che succede qualcosa, un'aggressione, una rivolta, siamo sempre forestieri, arrivano la notte, ci sbandano, ci smantellano. Cercavano di mettersi d'accordo con quelli più vicini, come il vicinato: se succede qualcosa chiami il vicinato. Così loro si coordinavano e si era alleato con Abimelech. Ma Abimelech disse ad Isacco, cominciò a avere timore nel vedere che succedeva. Il campo di Isacco si distingueva dal campo di Abimelech. Il raccolto di Isacco si distingueva. Qui la benedizione la possiamo predicare. Qui il Vangelo della prosperità lo possiamo, perché si distingue Abimelech da Isacco. E benedetto sia il Signore. Non dobbiamo correre dietro a
alla prosperità. Ma se Dio ci manda la prosperità per fare meglio il suo volere, ben venga la prosperità. Noi dobbiamo saperla amministrare. Abbiamo dei fratelli a livello globale che hanno avuto una prosperità che non finisce mai, ma hanno saputo spendere per l'avanzamento dell'opera del Signore. Ci sono dei fratelli che fanno dei trattori, ci sono dei fratelli che fanno la Colgate Palmolive, che hanno cominciato con una pentola e davano la decima, poi il 20%, il 30% per l'opera del Signore. Il Signore li ha fatti diventare a livello globale, ma loro hanno saputo investire nell'opera del Signore. La Caterpillar, che è una delle più grandi aziende a livello globale per fare trattori nelle miniere, dovunque, dove non c'è Caterpillar, sono dei fratelli cristiani, dei fratelli evangelici che danno fino al 90% degli utili che loro ricevono per l'opera del Signore. E Dio li ha grandemente benedetti, è benedetto Dio che dimostra che l'Evangelo della prosperità, quando Dio prospera, noi possiamo testimoniare che Dio risolve i problemi, Dio ci aiuta, Dio ci dà la possibilità. Non bisogna corrergli dietro, ma quando Dio fa abbondare il tuo raccolto, sappi che sei responsabile davanti a Dio per come tu lo usi e come tu amministri quello che Dio ti dà. Tanto si distingue da un suo associato che si erano messi insieme. Per mettersi insieme erano su per giù della stessa capacità, la stessa misura, perché ogni simile cerca il suo consimile. Ma quando la benedizione di Dio arrivò su Isacco, Abimelech si ingelosì dicendogli: vattene da noi, poiché tu sei molto più potente di noi. Il Signore sa benedire. Quando noi seguiamo il Signore, egli la prima benedizione ce la dà nel cuore, nell'essere, dentro di noi. E poi se lascia moltiplicare, abbiamo una responsabilità in più di amministrare ogni cosa. Secondo, ma Dio non si ferma. Guardiamo nel 28, capitolo 28, verso 13. Dio mantiene fede alle sue promesse. Dio è fedele e l'Eterno stava al di sopra di esse e gli disse: io sono l'Eterno, l'Iddio di Abramo tuo padre e l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato io la darò a te e alla tua progenie. Qui siamo passati alla terza generazione. Dio appare a chi? È quest'uomo che appare? Appare a Isacco, appare a Giacobbe. Ma continua Dio, gli incontri con Dio vengono memorizzati nel nostro cammino anche dai luoghi. Dio non solo lo benedisse, gli parlò, gli riconfermò quello che aveva detto prima, ma nel verso 16 dello stesso capitolo: e come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno, certo l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. Verso 17, ed ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in un monumento e versò dell'olio sulla sommità di essa. Benedetto sia il Signore. E diventano, mise insieme che cosa? La benedizione di Dio, la presenza di Dio e il luogo dove era come un ricordo potente nella sua vita, e fece il meglio che poteva per far sì che quella unzione che egli faceva, secondo quello che era stato stabilito, voleva dire che lui dal canto suo esprimeva quel luogo, lo vedeva come un luogo consacrato al Signore, perché le cose unte erano delle cose o degli uomini consacrati o delle cose consacrate. Per lui era diventato quel Dio che gli era apparso, che lo aveva benedetto,
sapeva anche il luogo e aveva il ricordo, come hai il ricordo tu e Dio dove il Signore ci ha salvati. Chi di noi non ricorda dove il Signore ci ha salvati? Ti ricordi dove il Signore ti ricordi tu, ti ricordi? Dove abbiamo fatto delle esperienze ricordiamo il luogo. Diventa non un luogo sacro, ma diventa un punto di riferimento per noi. Un punto di riferimento nel nostro cammino con la nostra partecipazione dell'unzione che noi applichiamo, quella visibile, come simbolo dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo fa quella interiore. Conferma il nostro cuore, fa quella interiore per camminare con l'unzione dello Spirito Santo ed essere guidati da Lui, perché in quel tempo avevano bisogno comunque della guida di Dio, come noi abbiamo bisogno della guida di Dio che Gesù ha detto. Per noi c'è un'altra cosa che è più importante ed ora possiamo averla tutti coloro che crediamo nel Signore. Leggiamolo insieme nel capitolo 14. Del Vangelo di Giovanni leggiamo dal verso 15 e questo è il nostro turno. Fratello, sorella, è il nostro turno quando riceviamo Gesù nella nostra vita e gli dice a noi ancora stamattina: se voi mi amate come Abramo, Isacco, Giacobbe, perché vedevano le promesse di Dio che si realizzavano anche con la collaborazione della mamma che cercava di far prendere la benedizione, il padre che benediceva e Dio che confermava. Se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Abimelech non lo vedeva ciò che Dio aveva detto a quell'altro uomo suo che era insieme con lui, perché la benedizione è personale. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Il Signore continua a manifestare la sua presenza nella nostra vita nel momento che noi camminiamo con Lui e possiamo dire oggi: Dio è fedele, a Lui sia la gloria, lo vogliamo ringraziare, ci vogliamo alzare in piedi. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola e come possiamo vedere la tua fedeltà quando tu metti l'occhio su coloro che si aprono a te e cominciamo un cammino con te, Signore, cominciamo a vedere che tu sei fedele e noi ti ringraziamo che ancora in questo giorno la tua fedeltà la racconti al nostro cuore, la inserisci nei programmi della nostra vita e noi vogliamo continuare a camminare con te che sei fedele e ci aspettiamo cose grandi perché le tue promesse sono sì ed amen e noi ti ringraziamo. Signore, benedicici insieme in questo giorno. Benedici tutto il tuo popolo e fa che possiamo con tutto il cuore prendere sempre sante decisioni di continuare il nostro cammino con te, perché la guida che tu dai a coloro che camminano con te è certa ed è lo Spirito tuo Santo che conferma ai nostri cuori. E noi tutti insieme ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, il tuo Figlio. Amen. Amen. Dio vi benedica, Dio ti benedica, ci vediamo domani mattina, Dio piacendo, alle 10:30 per la solita visita pastorale, continua a pregare per noi, noi preghiamo per te e insieme camminiamo in questo cammino di fede insieme al Signore. Pace, Dio ti benedica e buona domenica.